Radio Radicale, siamo in collegamento con Claudio Borghi, che come sapete è stato presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, economista, esponente di punta della Lega per parlare del referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre. Lei ha espresso una posizione, diciamo, su questo referendum molto, diciamo, molto coraggiosa, molto realista. Lei dice: io voto no. Allora, ci spiega per quale ragione ritiene di votare no? Noi abbiamo visto in questi giorni che il Fatto Quotidiano ha fatto una campagna sui poteri forti che voterebbero no. Volevo chiederle se lei fa parte di questi poteri forti con De Benedetti, gli Agnelli, insomma, tutti questi che sono stati citati nella campagna denigratoria del Fatto Quotidiano. Ma faccio fatica a farmi obbedire dal mio barboncino, quindi mi sa che non sono così forte come vorrebbero. Il Fatto Quotidiano ho intenzione di querelarlo perché mi ha messo in copertina come i voltagabbana del no, prima pagina con foto, no? E così via, quando io incidentalmente non ho mai votato in aula sì per questa manovra, quindi non ho voltato nessuna gabbana, perché ero in missione, io ho votato pochissime volte in questa prima parte della legislatura, perché appunto, come ha ricordato lei, ero Presidente della Commissione Bilancio e quindi di default in missione, e voto no perché ho sempre pensato, e chi mi segue sui social e così via lo sa che è una mia convinzione che precede di molto il mio ingresso in politica. Ho sempre pensato che l'aggressione alla rappresentanza popolare partita con Mani Pulite nel 92 sia stata un enorme errore, o quantomeno una manovra molto furba per far sì che il popolo scegliesse spontaneamente di essere dominato da altro che non fossero i suoi rappresentanti. Quindi un attacco alla democrazia fatto con la propaganda, fatto con una manovra psicologica molto raffinata, che ha portato i cittadini a credere che la soluzione dei suoi problemi fosse ridurre il peso dei loro stessi rappresentanti nel governo. Voi capite che non è andata molto bene, ecco. Insomma, negli ultimi 30 anni, direi. Senta, allora c'è questo argomento che viene utilizzato sul referendum. Allora, ci sono meno deputati, e funziona tutto molto più meglio, cioè il meccanismo funziona meglio. Allora, se io, in un'azienda, taglio il numero dei dipendenti, l'azienda funziona meglio, oppure se riduco i professori nelle scuole, le scuole funzionano meglio. Volevo sapere se mi poteva spiegare, interpretare un po' questo concetto che con meno deputati le istituzioni funzionano meglio, cioè quindi con meno interrogazioni, con meno atti di indirizzo, con meno interventi, con meno voti di fiducia. Beh, come dire che una squadra gioca meglio con meno giocatori, una squadra di calcio. Facciamo la prova, va? Mentre gli altri giocano in 11, proviamo a andare a giocare in 6 e vediamo un po' se giochiamo meglio o meno. Comunque, se uno volesse fare un test, in realtà la possibilità c'è già, perché noi abbiamo la Camera e il Senato, no? Allora, la Camera sono 630, il Senato sono la metà, sono 315. Ora, io non voglio parlare male della Camera alta, no? Di cui tutti noi abbiamo grande rispetto, però io penso che dall'esterno possa vedersi che c'è una certa divisione di compiti fra i due rami del Parlamento, vale a dire l'elaborazione politica spesso e volentieri si fa alla Camera, con discussioni aperte, idee, confronti notturni nelle commissioni che magari pochi vedono, ma ci sono. E il Senato, invece, dato che sono pochi, è il campo di battaglia dell'accaparramento del parlamentare. Cioè, come uno ben sa, no? La lotta per far cambiare casacca a un senatore
molto più proficua rispetto a quella per cambiare partito un deputato, perché ovviamente le minoranze, la maggioranza è risicata e quindi basta spostare uno o due da uno schieramento all'altro e quindi gli strumenti per cercare di far cadere i governi e così questo tipo venivano da lì. Ma noi cosa facciamo? Vogliamo ridurre ancora il numero dei senatori in modo tale che basterà promettere una rielezione o qualcosa del genere a uno o due in modo tale che sia sufficiente per far saltare un governo o per far passare delle maggioranze diverse? Non mi sembra una grande idea, se devo essere sincero. Senta, allora dunque, da economista che cosa può dire su questo tipo di risparmio che è stato sventolato per le assemblee parlamentari che costano meno? Ma guardi, se il problema enorme fosse il risparmio, cosa che secondo me per la democrazia è una bestemmia, dire che il costo della democrazia o dei rappresentanti è appunto un costo, se il problema enorme fosse quello, nelle istituzioni, volendo, ci sono tante quelle cose da tagliare. Se noi, per esempio, butto un'idea, se noi il Presidente della Repubblica invece che al Quirinale lo mettessimo in un bilocale, no? Vi posso assicurare che i risparmi sarebbero spaventosi. Voi avete idea di cosa costa le centinaia, se non migliaia di addetti che ci sono al Quirinale? Allora voi capite però che se noi entriamo in questo tunnel non ne usciamo più. Cioè io penso che i cittadini vorrebbero avere un Parlamento che funziona, vorrebbero avere dei rappresentanti validi, e quindi la risposta a chi dice ma io adesso non sono contento è solo una: sceglieteli meglio. Certo. Cioè e ritorno con la metafora della squadra di calcio: se la squadra di calcio ha due o tre giocatori che giocano male, bisogna pensare a sostituirli, non bisogna pensare a ridurgli lo stipendio o a, peggio ancora, a farli uscire dal campo e giocare senza sostituirli. Bisogna pensare di sostituirli. Quindi quando uno pensa ma guarda, questo mio rappresentante, attenzione, il mio, non quello degli altri, c'è un sacco di gente che per esempio viene da me a dire ti pago io, quando non mi ha mai votato, no? Ovviamente uno deve pensare ai propri rappresentanti, perché se io dico una cosa che dà fastidio a uno che non mi ha votato, forse sto facendo bene il mio lavoro, forse. Se invece chi mi ha votato è contento, bene. Se chi mi ha votato non è contento, la prossima volta non mi vota. E adesso c'è ampie possibilità di informarsi su chi sono i candidati, perché una volta forse erano dei nomi, ma adesso con internet e così via riescono tutti a capire chi sono i candidati, per cui se non vanno bene basta sceglierne di migliori. Dunque, un altro aspetto curioso di questo referendum lo abbiamo visto in questi giorni. Allora, chi vuole questo referendum dice: noi vogliamo ridare nuovo linfa ai due rami del Parlamento, però noi siamo reduci da un caso clamoroso, che è quello dei servizi segreti, dove dei deputati della maggioranza hanno presentato un emendamento sulla proroga dei servizi segreti e il governo all'improvviso, per mettere il bavaglio a questi parlamentari, ha chiesto la fiducia. Un caso clamoroso che, insomma, allora lei in questi giorni non è a Montecitorio, volevo sapere che idea si era fatto di quello che aveva sentito, perché è infortunato, ha avuto un grave infortunio alla gamba, quindi è venuto qualche volta, l'abbiamo visto, diciamo, meno matto arrivare qui. Allora, che cosa significa questa vicenda secondo lei? Quando si è visto quel comma, inizialmente era stato malinterpretato, no? Inizialmente avevano detto vogliono proseguire lo stato d'emergenza, oppure qualcuno ha detto vogliono allungare le scadenze dei servizi segreti. Invece in realtà si è scoperto che era proprio una piccola bega di palazzo. Cioè, non è che il problema fosse che prima non si potevano prorogare i servizi segreti e con questo emendamento si può.
In realtà questo consente, questo emendamento consente le proroghine, no? Cioè riuscire a fare delle brevi proroghe, no? In modo tale da tenere degli equilibri all'interno delle nomine dei servizi, tali per cui possono garantirsi le spartizioni tra i partiti che, se venissero rimesse in gioco, potrebbero far saltare persone gradite a Conte. Voi capite che il giochino di palazzo per decreto è abbastanza fastidioso, quando poi il decreto è addirittura un qualcosa legato alla salute dei cittadini e all'emergenza sanitaria, sfruttarlo per inserire dentro dei propri personali giochini di palazzo è, secondo me, veramente vergognoso, vergognoso a tutti i livelli. Io penso che i colleghi del 5 Stelle, che stanno inghiottendo di tutto pur di tenere in piedi questa alleanza assolutamente innaturale, e che pagheranno alle elezioni, perché cioè, non è che a un certo punto uno dice: io mi posso totalmente fare il contrario di quello che per cui io ho votato. Cioè, io sono convinto che gli elettori del 5 Stelle l'ultima cosa che volevano quando hanno fatto la X su quel sito era portare a governo il PD. Anche per loro c'è un limite, secondo me, di sopportazione, quindi hanno provato a avere un mini sussulto di dignità e a toglierlo con emendamento. Se il governo addirittura, una volta virgolette scoperto, invece di abbonare, arriva addirittura a mettere la fiducia, no? Quindi bloccando anche la possibilità di emendare e di correggere questa cosa sul Parlamento, si capisce bene l'andazzo. Cioè, per questo governo è quello che gioirebbe per il taglio dei parlamentari, perché vorrebbe considerare il Parlamento come un inutile fastidio, no? Il fatto che ci sia qualcuno all'interno del Parlamento che inizia a ragionare con la sua testa è una cosa che diventa intollerabile, per cui adesso li blinda sulla fiducia, domani per il MES, per il SURE, e così questo tipo neanche si presenta, nonostante la legge dovrebbe, per avere autorizzazioni, indirizzi e dettagli. Capite bene che purtroppo è un degrado, un imbarbarimento della politica che spero finisca il prima possibile, perché sembra proprio un incubo. Le volevo chiedere due ultime cose. Allora, secondo lei il clima sta cambiando? Allora, si sta facendo un po' di dibattito su questo tema e i no stanno crescendo parecchio. Seconda cosa, allora, la Lega. Noi abbiamo visto che la Lega storicamente è il partito delle autonomie. In passato ha ragione, ha difeso le province, e noi abbiamo visto che quando c'è stato il taglio delle province, cioè non direi taglio, la menomazione delle province, abbiamo visto che è scoppiato il caos, cioè strade malmesse, no, cioè il caos che noi stiamo scontando in quest'ultimo periodo sulle infrastrutture riguarda anche questo, anche gli edifici scolastici, su cui è stata fatta una grande campagna. Allora, l'esperienza delle province rispetto a questo taglio che si vuole fare, che cosa ci insegna? Ma di base ci insegna che ogni volta che si gioca con la rappresentanza, che si gioca con l'istituzione, che si gioca con la Costituzione per placare l'antipolitica, non si risolvono i problemi e si passa semplicemente a un'altra cosa, cioè, perché questo sistema dell'antipolitica è veramente un mostro, dato che ovviamente la soluzione del problema non è quella, ogni amputazione ne chiama un'altra. Cioè, se io amputo parte della mia rappresentanza popolare, come è successo nel caso delle province, che, se uno si ricorda, una propaganda non dissimile all'attuale indicava come unica causa del declino italiano, no? Cioè, se si fossero abolite le province ci sarebbero stati miliardi per tutti, soldi, le scuole, gli ospedali, no? Cioè, tutte le solite balle che stanno dicendo adesso. Una volta che si aboliscono le province si scopre che non si riparano le strade e che non si riparano le scuole, no? Allora, invece di rendersi conto e dire: ma forse era una cosa sbagliata quella, bisognava dare i fondi adeguati alle province in modo tale che potessero svolgere i propri compiti, non abolirle, ecco che invece la risposta è: ah, ma allora bisogna abolire un'altra cosa.
bisogna tagliare i parlamentari, ridurre le regioni, tagliare gli stipendi ai sindaci, tagliare gli stipendi ai consiglieri comunali, no? E il risultato è che tagli gli stipendi ai sindaci e il sindaco non lo vuole fare nessuno, perché chi lo fa fare per quattro soldi di avere responsabilità gravissime. Io voglio vedere quali sono i manager che si prenderebbero la responsabilità diretta, personale, di aziende magari con un milione di dipendenti per gli stipendi che prende un sindaco. Eppure non appena uno fa, questo sa benissimo che viene indagato al volo, perché qualsiasi tombino, qualsiasi strada che provoca un problema, alla fine si trova in tribunale. E il risultato che cos'è? Che non si fa nulla, che il sindaco non ha il coraggio di prendere decisioni, che il consiglio comunale è terrorizzato di votare perché ha paura perché basta che uno gridi danno erariale, allora non si fa più niente. Il risultato è purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Quindi invece di dire diamo potere alle autonomie, diamo responsabilità alle autonomie, diamo la possibilità di fare dei lavori senza il pericolo o il dubbio di essere aggrediti per qualsiasi cosa che si fa da qualsiasi soggetto, invece si chiude tutto, tagliamo le rappresentanze popolari alla fine, poi di solito quanto più tagli le rappresentanze popolari, cosa rimane dopo che hai finito di amputare quell'altro? Rimarrà l'uomo solo al comando, e poi dicono che fascisti siamo noi. Bene, senta, io la ringrazio moltissimo della sua disponibilità, naturalmente mi auguro di vederla in forma al più presto qui a Montecitorio, insomma, perché insomma il suo... Me lo auguro anch'io. Domani sto facendo gli esami in questi giorni, se tutto va bene arrivo a presto. Bene, allora noi l'aspettiamo, ringrazio Claudio Borghi della Lega, che ha fatto diciamo la sua dichiarazione di voto per il no al referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre. Grazie onorevole Borghi. Arrivederci, grazie.